Ciao a tutti gli amici di Van Family on the Road, siamo arrivati alla seconda puntata della miniserie 540x4 in cui vi sveliamo le misure e la disposizione del nostro nuovo Roadcar 540, il nostro ronzinante 2.0. Prima di passare all'argomento della seconda puntata, cioè il blocco cucina, volevo ringraziarvi perché siete tantissimi, il canale sta veramente aumentando di visualizzazioni, un sacco di commenti, un sacco di domande, un sacco di interazioni, quindi grazie. E poi siamo contenti nel nostro piccolo di poter aiutare con questi video famiglie che magari sono dubbiose, non sono sicure di poterci stare in un 540 in 4. Sai, sul catalogo spesso non si trovano tutte le risposte alle domande. E se possiamo aiutare, ecco, siamo ben contenti. Adesso bando alle ciance e vi lascio con Michela che vi parla della cucina. Ciao a tutti, oggi parliamo della cucina. Allora, qui abbiamo un lavandino, abbiamo a disposizione 100 litri d'acqua che possono essere scaldate grazie a un boiler da 10 litri, quindi anche impostando ad un livello minimo il boiler, l'acqua esce veramente calda, quindi sia per lavare i piatti che per riempire la pentola per poi far bollire l'acqua per la pasta, non ci sono assolutamente problemi. Certo, se lo paragoniamo a un lavandino di casa è piccolino, ma comunque si riesce a lavare tutto tranquillamente. Si lavano prima i piatti, i bicchieri, poi le pentole, insomma, si riesce ad utilizzare tranquillamente. Con attenzione perché è unito ai fornelli, quindi io di solito o utilizzo i fornelli o utilizzo il lavandino. I fornelli, due gas, c'è una bombola da 10 kg nel gavone. Allora, una pentola per fare la pasta per 4 persone e una padella per scaldare qualcosa, per cuocere qualcosa ci stanno tranquillamente, non abbiamo mai avuto problemi a utilizzarle assieme. La cosa fantastica di questo blocco cucina però è questo pianale. Questo pianale, questo spazio ci consente di appoggiare il tagliere, tagliare, cucinare, quindi preparare i pasti, posso appoggiare i piatti e le pentole una volta che li ho lavati per lasciarli scolare. È veramente uno spazio multifunzione ed è veramente comodo anche quando, per esempio, siamo a tavola, per cui non avendo la dinette grossissima non riusciamo a portare tutto sul tavolo, qui lasciamo appoggiate quelle cose che decidiamo di prendere ogni tanto e di non lasciare sul tavolo. Abbiamo un cassetto molto capiente, noi l'abbiamo reso multipiano, quindi ci sta veramente tutto e anche di più, anche la nostra fantastica candela che non ci abbandona mai. Poi abbiamo un armadietto dove noi mettiamo pasta, occorrente per la colazione, tutto quanto diciamo di secco possiamo tenere all'interno di questi armadietti. Ci sta veramente tantissima roba. Poi abbiamo questo armadietto più alto dove teniamo piatti, pentole, scolapasta, ciotole, coperchi, tagliere. Abbiamo anche la nostra bellissima spazzatura, le ciotole per maglia, di solito le teniamo lì dietro. Qui mettiamo o delle scorte d'acqua se no le teniamo nel gavone o altre cose. Comunque sono armadietti veramente profondi, per cui di roba ce ne sta veramente tanta. Poi abbiamo questo armadietto che sembra piccolino, ma se lo apriamo c'è veramente dentro di tutto: olio, detersivo, sale, zucchero. Poi c'è la nostra fantastica caffettiera rossa, bicchieri, tazze, per il caffè assolutamente di ceramica. Di roba ce ne sta tantissima. Un'altra cosa che veramente ci fa impazzire, ci piace tantissimo, è il frigorifero. In questo nuovo modello Roadcar l'ha messo in questa posizione, prima invece era qui, e questo permette di avere un frigo grande da 90 litri con lo sportello che si apre quasi completamente, quindi è possibile utilizzarlo anche dall'esterno del furgone, bibite e acque è possibile prendere anche da fuori. Ha due cestelli per frutta e verdura, ha tre ripiani con il blocco per non far cadere quanto c'è nel frigorifero e la parte quella di congelatore. Noi quest'estate abbiamo fatto anche i cubetti di ghiaccio e vi assicuro che sono venuti, che raffredda benissimo. Adesso è vuoto, ma tiene tanta tanta roba.
Ok, eccoci alle conclusioni di questa seconda puntata. La domanda fondamentale è sempre quella: ci si sta in 4 in un 5,40? E anche qua vi diciamo sì, come era stato nella prima puntata per i letti, ci si sta bene anche a livello di cucina e di stoccaggio delle scorte alimentari. Noi ci stiamo alla grande. Come avete visto, cassetti e armadietti sono assolutamente capienti, ci sta tutto quello che vi serve, sia per un weekend che addirittura per una vacanza un po' più lunga. Ovviamente, se volete portarvi tutta la casa, se siete abituati così, forse però non è il caso che vi compriate un 5,40, ma magari un motorhome da 10 metri. Per il resto, effettivamente ci si sta. Il pianale che vi ha fatto vedere prima Michela è molto funzionale e versatile, si può usare per tagliare come punto d'appoggio. Effettivamente per un 5,40 è davvero davvero spazioso. L'unico vero neo, se vogliamo, ma d'altronde non si può avere il mezzo perfetto, è la dinette, che effettivamente è un po' piccolina. D'altronde, se volete un mezzo agile da usare tutti i giorni come macchina, sicuramente qui bisogna sacrificare un po', bisogna fare delle scelte. Va comunque detto che noi in quattro ci mangiamo. Certo, non ci possiamo allargare e sgomitare. I ragazzi hanno imparato a essere un po' più milordini e a mangiare un po' più Oxford, come potete vedere Daniel bravissimo. E un accorgimento che noi usiamo, ma vabbè, sembra che abbiamo scoperto l'acqua calda, ma è così: abbiamo preso dei piatti non grossissimi, fondi un po' piccolini, che mettiamo sfalsati. In questo modo qui ci stanno due persone, io solitamente sto al posto di Daniel, c'è il tavolo allungabile dove si siede solitamente Michela, che tra l'altro dalla postazione sua può comodamente raggiungere il pianale se dobbiamo appoggiare delle cose, la bottiglia d'acqua piuttosto che la pentola per fare il bis. Ci si sta. Ovviamente bisogna un attimo stare attenti, però si può mangiare tranquillamente, noi l'abbiamo fatto più volte e si può tranquillamente fare. Detto questo, vi ringrazio ancora per tutte le iscrizioni che ci sono state ultimamente al canale, grazie per il seguito che ci state dando, siamo molto contenti di essere utili con questi video e vi diamo appuntamento al prossimo. Ciao a tutti! Ciao!